Buongiorno a tutti, il mio compito oggi è quindi quello di parlarvi della terapia, nel dettaglio della terapia della policitemia vera. Più o meno ripercorro quello che ha già detto la dottoressa Maffioli questa mattina. Attraverso in questa breve presentazione vi spiegherò qual è l'obiettivo del nostro trattamento, come scegliamo la terapia, quali terapie abbiamo a disposizione, quali sono i potenziali effetti collaterali del trattamento e infine il breve capitolo della resistenza e intolleranza al caffè. Abbiamo detto e ridetto che il problema principale della policitemia vera è quello degli eventi cardiovascolari, intesi soprattutto come eventi trombotici, da trombosi venose facilmente gestibili a eventi importanti come possono essere infarto del miocardio e ictus. In generale, i pazienti affetti da policitemia vera hanno una probabilità, circa un terzo, di sviluppare una trombosi nel corso della loro vita. Di conseguenza, l'obiettivo principale della nostra terapia è proprio quello di ridurre il rischio degli eventi cardiovascolari. Come facciamo questa cosa? Il New England Journal of Medicine è la rivista scientifica di medicina più importante al mondo ed è su questa rivista che è stato pubblicato nel 2013 un lavoro pensato in Italia che ci ha dimostrato in maniera ormai inconfutabile che i pazienti con policitemia vera che hanno un ematocrito, un valore di ematocrito stabilmente al di sotto del 45% hanno una probabilità molto più bassa degli stessi pazienti, di pazienti con policitemia vera che hanno invece un ematocrito tra il 45 e il 50% di sviluppare le trombosi. Quindi per raggiungere l'obiettivo di ridurre le trombosi noi dobbiamo mantenere l'ematocrito al di sotto del 45% in maniera stabile. Come scegliamo il trattamento? Cioè come portiamo questo ematocrito a essere sotto il 45%? I miei colleghi questa mattina vi hanno già spiegato che noi dividiamo in maniera universale, quindi in tutto il mondo, i pazienti affetti da policitemia vera in due gruppi di rischio vascolare, si intende. I pazienti a basso rischio vascolare sono i pazienti che hanno meno di 60 anni e non hanno mai avuto trombosi nella loro storia, nella loro vita. I pazienti invece ad alto rischio vascolare sono i pazienti che hanno più di 60 anni oppure anche meno di 60 anni, ma hanno avuto almeno una trombosi nel corso della loro vita. In questi due gruppi di pazienti l'incidenza media di trombosi è molto diversa, si passa da un 2,5 per trombosi ogni 100 pazienti all'anno nel gruppo a basso rischio vascolare e si arriva fino a 11 trombosi ogni 100 pazienti all'anno per i pazienti ad alto rischio vascolare. Le terapie sono diverse per i due gruppi di rischio e l'European Leukemia Net, che è il gruppo di esperti europei di policitemia vera, ci indica quali sono i trattamenti che dobbiamo seguire per i due gruppi di pazienti. Nel paziente a basso rischio vascolare noi otteniamo il nostro obiettivo terapeutico, cioè la riduzione dell'ematocrito almeno del 45% con i salassi, e a tutti i pazienti diamo aspirina a basse dosi. Nei pazienti invece ad alto rischio vascolare otteniamo questo obiettivo attraverso l'utilizzo dell'idrossiurano con carbide e anche in questo caso utilizziamo in tutti i pazienti l'aspirimetta, come mi hanno detto i miei colleghi questa mattina. L'interferone, l'ho segnalato, ma come vi ha già accennato la dottoressa Maffioli questa mattina, è una terapia che oggi non si utilizza in Italia. Ci sono diverse formulazioni, come vi ha detto la dottoressa Maffioli. È un farmaco che ha degli effetti collaterali che in alcuni casi sono anche abbastanza importanti e ci sono in corso questi due studi randomizzati in cui i risultati ci diranno se effettivamente possiamo pensare magari in alcuni pazienti di non dare l'oncocarbide, sempre paziente ad alto rischio ovviamente, ma utilizzare l'interferone, ma per il momento questa non è una opzione realmente percorribile, almeno in Italia. L'aspirinetta è l'acido acetilsalicilico a basse dosi, significa 100 mg al giorno. Perché utilizziamo l'aspirinetta in tutti i pazienti con la policitemia vera? Perché di nuovo uno studio, sempre di azione italiana, pubblicato sempre sulla rivista più importante, cioè sul New England Journal of Medicine nel 2004, ci ha dimostrato che la probabilità di non avere trombosi
pazienti con policitemia vera, ovviamente, che facevano aspirinetta a basse dosi tutti i giorni, era effettivamente minore rispetto ai pazienti che invece assumevano al gruppo di controllo, cioè i pazienti a cui invece veniva dato solo il placebo. Da allora noi, da tutti i pazienti con policitemia vera, a meno che non sia controindicato per altre ragioni, diamo aspirina a basse dosi, perché riduce significativamente l'incidenza di eventi cardiovascolari. Pazienti a basso rischio vascolare, abbiamo detto, utilizziamo salassi. Il salasso è una terapia, è una riduzione meccanica dell'ematocrito, cioè portiamo via in maniera meccanica il globuli rossi in eccesso, e è una terapia nota da millenni, direi, che un tempo si utilizzava per altre ragioni, oggi si usa quasi esclusivamente in pazienti affetti da policitemia. Ed è una terapia tendenzialmente molto ben tollerata, se ne possono fare inizialmente, se ne fanno tanti, un po' più ravvicinati, poi quando si raggiunge l'obiettivo si fanno a cadenza più dilazionata allo scopo di riportare l'ematocrito a meno del 45% ogni volta che vediamo un incremento. Invece l'oncocarbile è il farmaco che si utilizza nei pazienti ad alto rischio vascolare per operare la citoriduzione, e con citoriduzione intendiamo la riduzione del numero dei globuli rossi, cioè quindi dell'ematocrito, per via farmacologica, quindi da tanti globuli rossi a pochi globuli rossi, quindi da un ematocrito elevato a un ematocrito inferiore al 45%. Come ha già detto la dottoressa Dada questa mattina, terapia che si prende per bocca, sono delle pillole, è assimilabile a un chemioterapico blando, e è una terapia che si fa continuativamente, cioè da quando la si inizia tendenzialmente si va avanti anche tutta la vita. La dose dell'oncocarbile per ogni paziente è modulabile sulla base delle necessità e della risposta del singolo paziente, ed ha un farmaco che in assoluto, mi sento di dire, ha un'ottima tollerabilità, anche se ci sono alcuni pazienti che sono poi intolleranti. E quindi quali sono gli effetti collaterali dell'oncocarbina e dell'idrossiura? Principalmente il primo effetto è quello ematologico, che poi in realtà fa anche parte un po' non è solo l'effetto collaterale, ma è anche l'effetto che noi cerchiamo, cioè la riduzione temporanea della produzione delle cellule ematiche da parte del midollo osseo. Però potrebbe avere effetto non solo sui globuli rossi, che è quello che cerchiamo, ma anche può causare una riduzione dei globuli bianchi e delle piastrine. Ora, se queste riduzioni sono eccessive, possiamo avere stanchezza, se i globuli rossi scendono troppo c'è senz'altro l'anemia, rischio di emorragie se scendono troppo le piastrine, e rischio di infezioni se riduco troppo il numero dei globuli bianchi. Per evitare questo facciamo frequenti controlli dell'emocromo, soprattutto all'inizio del trattamento. Poi quando individuiamo la dose che ci permette avere un controllo dell'ematocrito e mantenere restanti valori normali in ogni paziente, dilazioniamo un pochettino i controlli. Gli altri effetti collaterali dell'oncocarbile sono piuttosto rari e sono in generale reversibili appena si sospende il trattamento. Sono per esempio le ulcere cutanee alle gambe, soprattutto nella zona della caviglia, e reazioni dermatologiche, direi quasi di tipo allergico. Vi ho detto che è considerabile come un blando chemioterapico, che chemioterapia è una parola che spaventa sempre, però dà nausea, vomito, come i chemioterapici che si fanno in flebo, eccetera, e non fa cadere le pareti. Queste sono cose molto importanti. In ogni caso, quando si inizia un trattamento con oncocarbile, è sempre importante che ci riferiate tutti gli eventi, gli effetti collaterali, gli eventi nuovi che avete quando avete iniziato, da quando avete iniziato. Alcuni pazienti dopo anni di trattamento possono sviluppare la resistenza al farmaco, quindi in questi pazienti diciamo il farmaco smette di funzionare, il ematocrito per esempio si alza. In questi casi allora bisogna pensare a una terapia di seconda linea. Abbiamo di nuovo l'interferone, che è il farmaco che abbiamo detto prima, in Italia almeno per la prima linea non si può tanto usare, il busulfano è un farmaco che si usa, è di nuovo un chemioterapico che si prende sempre per bocca, e poi ci sono nuovi farmaci di cui vi parlerà la mia collega subito dopo. Concludo dicendo che la policitemia vera viene a delle persone che non hanno solo quel problema lì, ne possono avere anche altri. Come vi hanno detto i miei colleghi questa mattina, è molto importante
correggere e controllare anche gli altri fattori di rischio cardiovascolare. Quindi bisogna stare attenti al colesterolo. Il colesterolo bisogna abbassarlo, perché quello è un rischio cardiovascolare. Trigliceridi, la pressione deve essere controllata, così come bisogna evitare non avere diabete, magari inizialmente correggendo con la dieta o ricorrendo a terapie ad hoc se necessario. Diciamo ridurre il sovrappeso, avere una vita sana che comprende una blanda attività fisica e ovviamente evitare il fumo di sigaretta. Con questo vi ringrazio.